Allora, ragazzi, allora no, abbiamo visto nelle precedenti lezioni che il lavoro reversibile di fatto è sempre in qualche modo diverso rispetto al lavoro ideale a causa delle irreversibilità interne. Infatti abbiamo visto nella lezione scorsa, abbiamo visto che il DL in generale è uguale al P delta B meno T DS generale interno, e quindi il DL integrale, quindi questo L diciamo integrale, è uguale all'integrale tra 1 e 2 di P di T meno l'integrale di T in DS generale. Questo lavoro l'abbiamo chiamato anche lavoro reversibile, cioè il lavoro che può essere ottenuto espandendo reversibilmente il nostro sistema di equazioni. E abbiamo anche visto che poi, quindi, per questa situazione, quindi sempre 1-2, per questa situazione abbiamo anche visto che il lavoro di fatto è sempre più piccolo rispetto al lavoro reversibile, cioè quando facciamo espandere un sistema, invece di avere il massimo lavoro che posso aspettare, ce n'è sempre un po' qualche cosa in meno. Perché qualcosa in meno? Perché di fatto ci sono dei fenomeni di attrito, delle viscosità interne al fluido, e quindi abbiamo sempre qualche quantità, se fatto 100 quello che teoricamente possiamo ottenere dal lavoro reversibile, ne otterrò 99, 98, 97, cioè sempre qualcosa in meno. Dove va a finire questa quantità che io non riesco a prendere? Finisce ovviamente in calore. Beh, quindi l'energia termica che viene trasformata in calore, quindi finisce in energia termica insieme al nostro fluido. Abbiamo anche detto che questa relazione d'ordine è una relazione d'ordine che di fatto, quando il lavoro è positivo, voi lo vedete questo proprio in valore assoluto. Quindi quando è un lavoro di espansione, se diciamo 100 joule è il lavoro di espansione, è chiaro che 99, 97 anche in sé, diciamo in valore assoluto, è più piccolo. Attenzione, perché vi ho detto, quando invece sto andando a comprimere, questa relazione diciamo si inverte dal punto di vista del valore assoluto. Vi ricordate questa cosa? Allora, quindi, se dal punto di vista dell'espansione abbiamo che L è inferiore al valore assoluto di Rev, diciamo di Rev in lavoro positivo, quindi espansione, in compressione vale esattamente il contrario, maggiore di LREV. È chiaro questa cosa? Perché? Perché in questo, in caso di compressione, questo lavoro sarà fatto 100, il lavoro reversibile, va bene? Che cosa c'ho? Meno 100, meno 1, quindi è meno 101, e quindi ovviamente vale, diciamo, in questa relazione continua a valere in termini di segno, perché meno 101, meno 102, meno 103 è più piccolo di 100, va bene? Però che cosa abbiamo? Che in valore assoluto, diciamo, il segno si inverte. Ci siete? Ok? Allora, in realtà esiste questa relazione d'ordine, non è una relazione, diciamo, in linea teorica, è una relazione d'ordine stretta. Nella realtà noi metteremo un uguale. Quando è che è uguale? Non arriverà mai a essere il lavoro uguale al lavoro reversibile, perché è un limite che io mi posso in qualche modo prefiggere, ma che non arriverò, al quale non arriverò mai. Quindi molte relazioni, molte volte io trovo il segno, il valore uguale, ma proprio come discorso al limite. Quindi sappiate che non ci arriverete mai nelle trasformazioni reali a una trasformazione internamente reversibile, quindi che vi dà il massimo del valore. Abbiamo anche visto, anzi no, questo non l'abbiamo combinato, ma è facile, diciamo, vedere questa cosa, che il volume specifico lo possiamo vedere come tutte le proprietà termodinamiche, come funzione di altre proprietà termodinamiche, in particolare di T e P, giusto? E quindi il dV è uguale a che cosa? È uguale alla derivata parziale di V rispetto a dT a P costante per dT, più la derivata parziale di V rispetto a dP a T costante per dP. Bene.
Quindi, se io prendo queste relazioni, vi ricordate questa cosa rappresenta? La derivata è il volume specifico rispetto alla temperatura. È parente di cosa? Coefficiente di? Espansione di Sorbero. Quindi, però non è proprio quello. E quindi, ovviamente, questo è V per beta e questo. Quindi V beta di T. E qua questo, diciamo, vale lo stesso discorso, però attenzione al segno, perché questo è un coefficiente che abbiamo definito come non come espansione ma di compressibilità, quindi dobbiamo cambiare il segno. Quindi meno V KT per dp. E quindi possiamo anche visualizzare il lavoro reversibile mettendo dentro questa relazione qua. Quindi posso dire che il delta L rev è uguale a P delta V, e quindi è uguale a P V beta dt meno P V KT per dp. Quindi posso nella realtà vedere l'espansione o la compressione attraverso due aliquote, cioè come varia il lavoro reversibile, sia guardando quanto varia la pressione, sia come varia, diciamo, la temperatura. Perché quando io comprimo, attenzione, perché posso comprimere in modo isotermo o posso comprimere in modo adiabatico. Avete iniziato a fare qualche esercizio? Non ancora. Avete fatto un lavoro di compressione semplice con in esercitazione? Sì. Allora, se io vado a comprimere questo sistema, questo fluido, come lo posso andare a comprimere? Se io lo comprimo senza far venire scambi di calore, la compressione come la chiamo? Adiabatica. Vi ricordate? Se invece qua sotto ci metto un set e mentre comprimo faccio scambiare energia mantenendo la temperatura costante, allora evidentemente, diciamo, in questo caso posso considerare la compressione isoterma. Qui non l'avete ancora fatto la parte isoterma, avete compresso solo adiabaticamente proprio. Attenzione, perché in questo caso voi potete vedere che cosa succede dal punto di vista termodinamico quando, solo dal punto di vista teorico, quando c'è questo termine o non c'è. Chiaro? Perché questo termine ha un suo ruolo nella compressione, perché è evidente che se io faccio una compressione senza isoterma, questo non ce l'ho più. Bene? Quindi se quando comprimo aumento la temperatura, io ho un pezzo che devo andare a considerare nella compressione, dovuto a questo aspetto qua. Bene? Ok. Ora approfondiamo meglio le diverse trasformazioni. Cosa accade nelle diverse trasformazioni quando, per esempio, il nostro fluido è un gas? Perché noi molto spesso abbiamo a che fare nelle nostre compressioni su gas reali, aria, azoto, eccetera. Andiamo a vedere, nel caso di una trasformazione reversibile o non, cosa accade a quel lavoro. Allora, per comprendere, cioè per poter analizzare meglio il lavoro di compressione su un gas ideale, la prima cosa che facciamo è andiamo ad analizzare una categoria di trasformazioni che sono quelle adiabatiche, in particolare le adiabatiche internamente reversibili, in cui il delta S ovviamente assume un valore particolare. Andiamo a vedere, innanzitutto ricordiamo che il delta S per Gibbs è uguale a ZU su T più P su T in del V, e per il secondo principio ricordiamo che D S è uguale a DQ su T più D S generato interno, cioè la generazione è uguale alla variazione di entropia del nostro sistema, e per il secondo principio per i sistemi chiusi è uguale al flusso entropico netto più la generazione entropica interna. Ora, la prima cosa che vogliamo andare a vedere è che, diciamo, ci interessano, in questo caso stavamo parlando prima di compressione, ma potremmo tranquillamente anche parlare di espansione, perché ci interessa capire il lavoro, sia esso positivo o esso negativo. Andiamo a vedere cosa accade quando la trasformazione, abbiamo detto, è adiabatica. Allora, quando è adiabatica, ragazzi, che cosa succede a questa relazione? Che cosa rimane costante? La quantità di energia.
quale. Allora, ragazzi, una cosa importante: non fate confusione tra i flussi di energia e la variazione di entropia del mio sistema. Quando io dico la trasformazione è adiabatica, che cosa sto dicendo? Che cosa sto eliminando? Un flusso di energia in modo calore tra il mio mondo esterno, l'ambiente, e il mio sistema, giusto? Quindi non è che non cambia l'energia del mio sistema in una trasformazione adiabatica. Che cos'è? Cosa annullo? Annullo un flusso, quale? È adiabatico, vuol dire che non lo scambio in modo calore, quindi questo pezzo qua se ne va a zero. Va bene? Se, quindi una cosa importante è, ragazzi, per tutte le trasformazioni adiabatiche, su questi sistemi chiusi, che cosa accade? Che essendo il flusso di energia termica in modo calore, di energia in modo calore nullo, si annullano anche i flussi entropici. Va bene? Flusso entropico è dq su t. Se dq uguale a zero, qualunque sia la temperatura, diciamo, del mio sistema, si annulla anche il flusso entropico. Quindi il ds, in questo caso, quando la trasformazione adiabatica, è uguale esclusivamente alla generazione entropica interna. È solo quello. Quindi la variazione eventuale di entropia è solo dovuta a un S generato interno al mio sistema. Non ci sono flussi entropici. Chiaro? Ora, se questa trasformazione adiabatica è anche internamente reversibile, cioè la faccio venire lentamente, senza avere viscosità interna, senza avere attriti, metto l'olio qua vicino nel sistema viscosificante, quindi la faccio avvenire nel migliore dei modi, che cosa accade? Il DS, la variazione di entropia del mio sistema, a quanto è uguale? È zero. Quindi nel caso in cui la trasformazione, schiamocelo qua vicino, così se lo non ce lo dimentichiamo, è adiabatica, internamente reversibile, scriveteci, diciamo, qui accanto a questa relazione, questa, che cosa accade? La trasformazione come diventa? DS uguale a 0, quindi diventa isentropica. DS uguale a 0, quindi è anche isentropica. Quindi questa trasformazione è anche isentropica. Attenzione, questo implica questo, ma questo non implica l'altro. Cioè la trasformazione adiabatica interamente reversibile è un'isentropica. L'isentropica non è detto che sia una adiabatica interamente reversibile. Perché? Isentropica vuol dire che DS è uguale a zero, giusto? Per cui cosa potrei avere? DS è uguale a zero, ma avere che il flusso entropico è esattamente uguale alla produzione entropica. Giusto? Quindi questo implica questo, ma questo non implica questo. Bene? A questo punto, diciamo, vado a vedere la relazione di sopra. DS uguale a DU su T più T su T del D. Questa vale sempre. Cioè non è che vale per un gas e non vale per... Questa è la termodinamica. Vabbè, legge di Gibbs, in generale, qualunque, una legge generale, quindi qualunque sia la trasformazione termodinamica, qualunque sia il fluido su cui sto lavorando, vale quella relazione. A questo punto io ho due aspetti. Uno, già l'ho introdotto. DS è uguale a 0, quindi in questa relazione, nella prima equazione di Gibbs, posso scrivere che DS è uguale a 0, quindi DU su T più P su T nel V è uguale a 0. La seconda, ho detto, andiamo a analizzare tra le tante compressioni adiabatiche internamente reversibili, andiamo a analizzare quella di un gas ideale. Allora, quindi a questo punto posso scrivere qualche altra cosa qui vicino. Questo è uguale a 0 per quello che abbiamo detto, e quindi posso scrivere che DU a quanto uguale per un gas ideale, ragazzi? Bravissimo. È uguale a CV dT. Quindi CV dT su T più P su T a quanto è uguale per un gas ideale? V, qualcosa uguale per un gas ideale? Quindi, ragazzi, pressione per volume specifico per un gas ideale è cosa uguale? Ad R per T. Per cui P su T è uguale a R su V. Giusto? Più R del V su V, e questo è uguale a 0, cioè se la diabatica è internamente reversibile
o che cv del t su t è uguale ad r del v su v. O meglio, scusate, non è uguale, quella meno r su v, cioè questo è uguale a 0. Se vado a fare l'integrale di questa relazione, che cosa ottengo? Cv, una costante ho detto fuori, logaritmo naturale di t più r logaritmo naturale di v uguale l'integrale di 0. Cosa qua? È uguale a una costante, giusto? Quindi, di fatto, che cosa posso dire? Quindi che questo termine si resta sostanzialmente costante. Lo posso scrivere anche in un altro modo, certo, lo posso scrivere anche in un altro modo, ricordando le proprietà dei logaritmi. Posso scrivere che innanzitutto ricordo, innanzitutto divido tutto per c, così facciamo. Bene. Quindi questo e questo se ne vanno. E poi applico, diciamo, prima ancora le dei logaritmi, vi ricordo che r per un gas è uguale a cp meno cv. Quindi r su cv è uguale a cp meno cv diviso cv, e quindi ancora questo è uguale a k meno 1, dove avendo indicato già noi con k il valore di cp su cv. Vi ricordo che questo fattore k è sempre maggiore di 1. Perché è sempre maggiore di 1? Perché cp è sempre più grande del cv, giusto? Per cui per l'area avevamo visto che era circa uguale a 1.4, ma variava ovviamente in funzione del tipo di gas, a seconda se era un gas monatomico, biatomico, eccetera. Questo lo avete visto probabilmente nella teoria cinetica dei gas, ma non l'abbiamo visto in modo specifico all'interno del corso di termodinamica. Va bene? Però sappiamo che deve essere per forza maggiore di 1, giusto? Quindi qualunque sia il gas, cambia il valore. Ma il valore di cp è sempre più grande del valore di cp, perché ci ricordiamo che cp meno cp uguale a r, r è una costante positiva, giusto? No. Allora ricordiamoci questa relazione, quindi io ho scritto questo r su cv come k meno 1, dove k è un valore che ovviamente potete ricavare con qualunque tipo di gas. Se questo, ci siete? Dubbi? Sono solo passaggi matematici, diciamo di particolarmente complesso dal punto di vista tecnico. Ora, se io riprendo questa relazione, che cosa posso dire? Posso dire che r su cv, abbiamo detto, è k meno 1, per cui posso scrivere che il logaritmo naturale, vi cancello questo così lo scrivo sotto, dove è la... Quindi posso scrivere che logaritmo naturale di t più logaritmo naturale di v, invece di mettere r su c, chiamo k meno 1 qua davanti, lo porto dentro, quindi questo qua è logaritmo naturale di v elevato a k meno 1, giusto? Elevato a k meno 1, e questo è sempre costante. Quindi ancora, ricordatevi che qua ho una somma di logaritmi, quindi posso mettere logaritmo naturale del prodotto di tutte e due, di t per v elevato a k meno 1, questo è sempre una costante, e quindi ancora posso dire che se vado a fare le, diciamo, e elevato a tutte e due, posso dire che t, cioè essendo il logaritmo di questa base una costante, anche questa sarà una costante, giusto? Una costante diversa rispetto alla prima, ma non sempre costante. Quindi t elevato a v, t per v elevato a k meno 1, sarà uguale a una costante, chiamiamola costante c con 1, diversa rispetto alla prima, ma sempre costante. Ricordiamoci tra l'altro che la t, sempre del gas ideale, è uguale a che cosa? V diviso r, giusto? E quindi P per V diviso R, perché moltiplica V elevato a K meno 1, è uguale a, una costante, a questa costante primo. Se questo lo levo da qua, moltiplico per R qua e qua, questa sempre una costante rimane, costante facciamo secondo, ma sempre costante rimane, giusto?
Quindi questa, questo e questo se ne vanno, PV che moltiplica V elevato a K meno 1 e P per V elevato a K. Quindi questo implica che P per V elevato a K è uguale a costante. Allora, questa è una formula molto importante che noi utilizzeremo molto spesso, e tra l'altro, diciamo, se avete questa avete anche questa, e se avete questa, tra l'altro questa qua è forse più facile da ricordare rispetto a questa, ma sono assolutamente equivalenti per un gas ideale. O scrivere questa, evidentemente, diciamo, state dicendo la stessa cosa. Questo è soltanto, diciamo, non c'è il meno uno, è solo un po' più facile da ricordare. Cioè, per una trasformazione adiabatica, diciamo, internamente reversibile, potete dire che il prodotto di P per V elevato a K resta sempre costante, dove K è il rapporto tra CP e CD. Ma l'abbiamo ricavato, quindi, diciamo, matematicamente, attraverso la sola legge dei gas ideali. Ragazzi, ci siete? O vi dico, c'è qualche passaggio che non vi è chiaro? Beh. Allora, questa formulazione è una formula, diciamo, è una formulazione particolarmente interessante, perché questa tipologia di relazione V elevato a n uguale costante, dove n è uguale a k, è una, non è una trasformazione, ma è una famiglia di trasformazioni. Cioè, tutte le trasformazioni in cui il prodotto P per V elevato a n resta costante si chiamano trasformazioni politropiche. Ora, se n è uguale a k, la politropica è di esponente k. Se, diciamo, n è uguale a 1, la politropica è di esponente 1. Se è uguale a 2, è di esponente 2. Se n è uguale a 3, è esponente 3, così via. Se n è uguale a 0, esponente 0. Vogliamo vedere le trasformazioni che noi già abbiamo, che abbiamo già introdotto, se rientrano in questa famiglia. Allora, facciamo un esempio. Se n è uguale a 0, secondo voi, come si esprime questa relazione? Se n è uguale a 0, V elevato a 0 quant'è? Quindi vuol dire che P come resta? Che trasformazione è? Okay. Quindi n è uguale a 0, la trasformazione isobara. Se n è uguale a 1, n uguale a 1 vuol dire questo qua, V elevato a 1, cioè non leggo l'esponente, PV uguale costante. Che trasformazione è? Perché PV uguale a RT, quindi se RT resta costante, R è già una costante, vuol dire che T resta costante, quindi è un isoterma. Se n è uguale a K, che trasformazione è? È una adiabatica internamente reversibile, quindi n uguale a k, isentropica. Poi n uguale a infinito, più o meno infinito. Faccio tutto elevato a 1 su k, quindi diventa 1 su k qua, qua diventa 1, quindi 1 su k, 1 su infinito, quanto fa? E quindi V uguale? È un isoforo. N uguale a infinito, più o meno infinito, isoforo. Allora, come vedete, la famiglia delle trasformazioni politropiche racchiude al suo interno una serie di altre trasformazioni che noi abbiamo già visto. Quindi attraverso questa formulazione noi possiamo vedere tante altre trasformazioni messe insieme. Quindi sono assolutamente le trasformazioni politropiche, delle trasformazioni molto interessanti, perché ci consentono, cambiando l'esponente, di ottenere la trasformazione che vogliamo. Posso andare avanti?
Allora, a questo punto possiamo ricordare che il lavoro delle, il lavoro reversibile, abbiamo detto che è il P del B. E abbiamo detto anche che il lavoro reversibile, non il lavoro elementare, ma delle REV è uguale all'integrale tra 1 e 2 di P in DB. Vogliamo vedere quanto, diciamo, se utilizzando questa relazione della politropica, che cosa succede al lavoro reversibile in termini quantitativi quando mi muovo da 1 verso 2, qualunque sia la trasformazione in generale. Quindi qualunque politropica. Per qualunque politropica come cambia la trasformazione? Dire qualunque politropica vuol dire che questa relazione, questa integrale la so risolvere per una isobara, per un'isocora, per un'isentropica, per una, diciamo, una isoterma e così via. Qualunque sia la trasformazione posso ricavare questo valore dell'integrale. Andiamo a dire che a mettere questa relazione qui dentro. Quindi se io faccio l'integrale tra 1 e 2 di P, moltiplico per V elevato alla N e divido per V elevato alla N, posso risolvere agevolmente questa integrale. Perché? Perché questo primo pezzo cos'è? V elevato alla N è una costante, quindi me lo porto fuori dal segno di integrale. Ricordatevi, quando scrivo L piccolo, ragazzi, sto dicendo queste cose, cose, cose si tratta. Unità di misura? Quindi è un lavoro specifico, quindi un lavoro per unità di massa. Per cui se volete ricavare il lavoro di un generico sistema, l'importante è che moltiplicate per la massa e ottenete il lavoro totale. Quindi ricordatevelo sempre quando fate gli esercizi, se no ovviamente il lavoro lo sbagliate. Fate il lavoro per unità di massa, non il lavoro totale. Però a me non interessa, diciamo, adesso quanto è grande il nostro sistema, perché lo ricaviamo per unità di massa. Quindi questo è uguale a P per V elevato ad N moltiplicato, cioè ovviamente l'integrale tra 1 e 2 di dV su V elevato ad N. Questo lo posso anche scrivere come, ovviamente questo vale sempre, ragazzi, P V elevato ad N, per cui vale, se scrivo che P per V elevato a N uguale costante, è come se scrivessi che è uguale ancora a P con 1 per V con 1 elevato ad N, è uguale a P con 2, V con 2 elevato ad N, uguale a qualunque valore, diciamo, in cui questa trasformazione, se questa è la pressione P e questo è il volume V, se la trasformazione, facciamo che è questa qua, questo è il punto 1, punto iniziale, questo è il punto finale, evidente, cioè, qualunque sia il punto lungo la trasformazione resta sempre il prodotto P per V elevato a N, resta questo. Quindi ovviamente resta il primo e il secondo, cioè il punto iniziale e il punto finale, ma anche qualunque punto intermedio. Normalmente ci si riferisce in questa relazione, ci si riferisce al punto iniziale, cioè io inizio a fare il lavoro, compiere il lavoro se comprimo oppure a espandere, inizio dal punto iniziale, quello lo so di sicuro, è il punto da cui sto partendo. Quindi in questo integrale scriveremo il punto di partenza, P con 1 per P con 1 elevato ad N. Ovviamente questo potevo scrivere per qualunque, in qualunque sezione la relazione resterebbe corretta, anche se so un punto intermedio, va bene? Cioè se nel mio processo dico, ma non lo so il punto iniziale, mi sono da metà, mi sono dimenticato, vale lo stesso, a me. Però diciamo, per una questione di opportunità, diciamo, è sempre bene, diciamo, dire il punto iniziale, perché normalmente io so quali sono le condizioni iniziali, voglio andare per esempio a valutare qual è il lavoro di compressione, quindi parto da un punto ben definito e quindi ovviamente il punto iniziale quello lo conosco sempre, mediamente, e quindi scriveremo la relazione in questo modo. L'integrale, bene, l'integrale di, diciamo, V elevato a meno n, diciamo, questa integrale la posso vedere come V elevato a meno n, quindi è facile ricavare il valore dell'integrale. Quindi ho che questo lo posso scrivere come meno n più 1 per V elevato a meno n più 1 per, diciamo, integrale che va da 1 a 2. Bene?
facendo l'integrale diventa questo. Che posso ancora scrivere, questo ricordiamo, c'è in questo qui. Ci siete? E posso ancora scrivere in quest'altro modo, come R t con 1 che moltiplica ancora V elevato ad N meno 1 fratto N meno 1, questo lo mettiamo ancora, V elevato a meno N più 1, e qua inverto, quindi faccio tra 1 e 2 da sotto. Ok? Guarda, fare V con 2 meno V con 1, se fa V con 1 meno V con 2, invertito di sì, l'ho moltiplicato per meno qua, giusto? No. Quindi questo ancora lo posso scrivere come R t con 1 fratto N meno 1. Questo lo posso ancora riscrivere invece di V elevato a meno N più 1 come 1 su V elevato ad N meno 1, la stessa cosa, giusto? E quindi e moltiplica, questo è V con 1, ragazzi, chiaro, era V con 1, V con 1, l'ho spacchettato in due pezzi, uno l'ho lasciato vicino a V con 1, l'altro è N meno 1, ma sempre V con 1 era, ci siete? Se avete dubbi fermatemi, sto semplicemente facendo dei passaggi matematici, però se non vi è chiaro. E quindi ancora questo lo posso scrivere come 1 su V con 1 elevato ad N meno 1. Il V con 1 non ce l'ho più, quindi lo devo portare all'interno, va bene? Faccio due passaggi insieme. Ci siete? Questo qua lo prendo e lo devo moltiplicare all'interno. Quindi è invece di 1 diventa V con 1 elevato a N meno 1 meno, ovviamente, V con 1 elevato ad N meno 1 fratto V con 2 elevato ad N meno 1. E qui ho finito. Ho riportato dentro la parentesi questo valore che, diciamo, ho separato dall'RT con 1. Questo e questo ovviamente lo posso semplificare. Bene? Quindi questa cosa, è uguale? È uguale ad RT con 1 fratto N meno 1 che moltiplica 1 meno V con 1 su V con 2 elevato, lasciamo, elevato ad n meno 1. Bene ragazzi. Allora, ricordiamoci ancora che V con 1 su V con 2, diciamo, V con 1 e V con 2 sono legate tra di loro in qualche modo, cioè, in modo stretto, come? Attraverso questa relazione. Quindi posso anche esprimere questa relazione non come rapporto di volumi, ma come rapporto di compressione. Rapporto di compressione, diciamo, i ragazzi cominciano, che leggono un po' di riviste, cominciano a capire a cosa può servire un rapporto di compressione, no? Allora andiamo a vedere se P per V elevato a K è uguale a costante, posso anche, abbiamo detto, scrivere che P con 1 per V con 1 elevato a K è uguale a P con 2, P con 2 elevato a K, l'abbiamo scritto là sopra, vi ricordate? Quindi il rapporto V con 1 su V con 2 io ce l'ho, sta qui dentro. Quindi scrivo che il rapporto V con 1 su V con 2 elevato a K
è uguale all'inverso, quindi porto qui sotto, questo me lo porto da qua e questo me lo porto da qua, e quindi è uguale a pi con 2 su pi con 1. Quindi posso anche scrivere, se voglio il rapporto pi con 1 su pi con 2, perché lo voglio mettere lì dentro, questo è vero sempre, è vero con k, ma è vero anche con n. Io adesso sto ragionando in termini, diciamo lì sto ragionando in termini generali, quindi scriverò pi con 1 più 1 elevato alla n, pi con 1 più elevato alla n, quindi poi se n è uguale a k, ancora meglio, va bene? Quindi se io a questo punto voglio il valore pi con 1 su pi con 2, ragazzi silenzio, se voglio il lavoro, diciamo, il valore pi con 1 su pi con 2, devo fare la radice ennesima. Quindi faccio la radice ennesima, divento 1 su n qua, e quindi il rapporto pi con 1 su pi con 2 è uguale alla radice ennesima di pi 2 su pi 1. Prendo questo pezzo e me lo porto qua dentro. Quindi cosa avrò? Che il lavoro reversibile in questo caso diventerà uguale a R moltiplicato t con 1 fratto n meno 1, che moltiplica 1 meno pi con 2 su pi con 1, che chiamo rapporto di compressione, elevato a che cosa? Attenzione, c'ho l'n meno 1 diviso n, quindi a n meno 1. Questa è una cosa molto semplice, molto compatta come relazione, che mi aiuta a capire tante cose. Ah, ma se io ho un rapporto, diciamo, di compressione, quindi se la pressione finale sarà, diciamo, molto grande rispetto alla pressione iniziale, avrò questo lavoro, varrà un certo, cioè, avrà un certo lavoro. Se invece viceversa ne avrà un altro, quindi tanto più elevato il rapporto di compressione, tanto più si modifica, vedete, questa, diciamo, questa relazione del lavoro. Non solo, avete anche la dipendenza dalla temperatura. Quindi qualunque sia la trasformazione, attraverso questa relazione, sempre sapendo soltanto la pressione finale, la pressione iniziale, la pressione finale, la temperatura, potete ricavare il lavoro, senza sapere nient'altro. Quindi il lavoro finale di compressione o di espansione sarà funzione della temperatura e pressione iniziale, e semplicemente della pressione finale. Quindi sia nell'ambito della compressione sia nell'ambito dell'espansione voi potete, attraverso, se ovviamente la compressione è una delle basi interamente reversibili o l'isoterma, potete ricavare qual è il lavoro. Ovviamente nel caso di una isoterma, che succede? N è uguale a 1, 1 meno 1 fa 0, questo resta 0, e quindi il lavoro è RT con 1 diviso n meno 1. Se invece avete un'isentropica, n diventa uguale a k, e quindi avete questo lavoro, cioè questo valore che cambia in questo modo. Bene? Ora, queste relazioni, diciamo, le politropiche, non solo sono particolarmente interessanti perché dal punto di vista matematico voi potete ricavare il lavoro in modo molto semplice, perché abbiamo questo, sappiamo fare l'integrale in modo semplice. Quindi il vostro testo vi mette sempre questa relazione senza fare tutti questi passaggi, vi mette direttamente il lavoro finale. Però ovviamente avete visto che si può dimostrare facilmente attraverso la semplice relazione PB uguale RT. Basta quella, basta ricordarsi quella, basta ovviamente ricordarsi che è una politropica di esponente n. Quindi voi avete che per una trasformazione di abate interamente reversibile mettete il k là dentro, questo diventa k meno 1 su k, e quindi avete la relazione che vi offre il libro nel caso di trasformazione di abate interamente reversibile. Io ovviamente vi invito a farlo a voi, a farli voi questi passaggi, perché anche dal punto di vista logico fare i passaggi significa capire i vincoli, quali sono le
condizioni per cui vale questa relazione. Quindi vale nel caso 1 di gas ideale, 2 di adiabatica, diciamo nel caso di n uguale a k di adiabatica interamente reversibile. Se voi avete una trasformazione irreversibile, non la potete applicare, potete valutare solo un pezzo, dovete fare l'altro pezzo di integrale che è il t delta s generato che non avete. Quindi attenzione, questo vi dà il lavoro massimo che potete ottenere nel caso di un'espansione. Beh, non vi dà ovviamente quello reale, perché cioè, quello reale abbiamo visto cancellato dipende anche dalla parte del t del test generato. Beh, quindi sembra un po' più piccolino quello che riuscite a ottenere. Ora la cosa interessante su questi, diciamo, su queste trasformazioni, poi mi fermo perché diciamo, quando faccio troppi passaggi il vostro cervello va in tilt, sento il mormorio di fondo che comincia ad aumentare in modo esponenziale. No, facciamo una pausa. No, la devo fare un po' più bilanciata, un po' più avanti la pausa, perché abbiamo 3 ore, quindi se la porto troppo presto poi non ci arriva. Cosa? Facciamo 2 pause. Facciamo 2 pause, va? Una pausa piccolissima. Prima pausa.